Il concetto per me base è che la ricerca non è proprio una spesa ma un investimento, quindi è un salto di qualità. Questo poi ha delle implicazioni, potrebbe averne anche in questo senso nel considerare la ricerca, come dire, un po' fuori. Ci sto lavorando, bisogna capire se questo è possibile, che margini di manovra abbiamo. Certamente sapete che nel bilancio europeo comunque in generale la ricerca è un fattore importante. E l'Italia è un contributore e deve imparare a prendere quello che investe. Sicuramente noi cercheremo di incentivare il sistema della ricerca italiano a prendere più finanziamenti, accompagnando e lavorando per esempio su alcuni programmi che in questo momento non ricevono quanto il sistema italiano meriterebbe, per esempio quelli dello European Research Council, in cui noi siamo abbastanza deboli come capacità di attrarre fondi, e quindi dovremo fare un lavoro sui ricercatori italiani, prima di tutto aumentarne il numero se possibile e poi anche educarli all'indipendenza, alla capacità di progettare e di fare proposte a modo autonomo, che in questo tipo di programmi è particolarmente premiato. Quindi dovremo anche un po' cambiare la cultura della ricerca italiana e stimolare i nostri ricercatori fin da giovani a essere capaci di competere in campo europeo. Penso che dobbiamo prima di tutto avere una strategia della ricerca italiana, prima di pensare a, diciamo, organizzativamente come organizzarci. Abbiamo una grande opportunità fra poco, che è quella degli esiti della valutazione della ricerca che ha effettuato l'ANVUR, che fra poche settimane lanceremo anche in maniera pubblica, e quindi avremo a disposizione una verifica di tutte le prestazioni nella ricerca dei ricercatori italiani. E questa è una di quelle basi che devono essere utilizzate poi per decidere se come organizzarci, dove potenziare, dove rafforzare, dov'è che non funzioniamo bene. Ecco, senza questi dati è difficile. Adesso abbiamo una grande opportunità, dobbiamo sfruttarla bene. Certamente sono consapevole dell'importanza della ricerca in ambito spaziale, della ricerca fondamentale in ambito spaziale, ma anche di quella che ha un'attinenza con le scienze della vita. Insomma, alla fine questi esperimenti in ambiente di gravità hanno una grande importanza per gli studi anche sul fattore umano, sulla vita negli ambienti di microgravità, gli effetti che hanno sui sistemi biologici, e l'Italia è anche all'avanguardia in questo settore. E poi ci sono gli aspetti tecnologici, la sfida di riuscire a mandare questi moduli nello spazio e le ricadute possibili industriali, quindi è un complesso di implicazioni di cui sono consapevole anche perché ho lavorato in questo settore, quindi lo conosco bene.